Ciao, questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Io sono Daniele, sto guidando, sto andando in ufficio. Oggi fa un freddo che ve lo raccomando, però le giornate si stanno allungando. Guardiamo, pensiamo al bicchiere mezzo pieno. E appunto sono in mezzo al traffico e invece di annoiarmi preferisco parlare con voi di home brewing, birra artigianale, tutto quanto quello che ci sta intorno. Non è la prima volta che faccio una registrazione del genere. Ci sono centinaia e centinaia di puntate alle mie spalle, quindi è opportuno andare a spizzicare quella per sentire un po' se ci sono delle cose interessanti, e poi casomai fatemi sapere che cosa ne pensate a carbrewing@gmail.com. di che cosa volevo parlare oggi? Oggi volevo cogliere la palla al balzo di un ragazzo che mi ha scritto la settimana scorsa per chiedermi che cosa ne pensavo dei birrifici, cioè dei birrifici trappisti. Ovviamente lo faccio a modo mio. Allora facciamo un passo indietro. Innanzitutto partiamo dal presupposto che birra trappista non è uno stile ma è una denominazione. Allora a questo punto facciamo un altro passo indietro. Che cosa significa denominazione, cioè come si acquisisce la denominazione? Ci sono delle regole molto precise che comunque devono essere rispettate. Innanzitutto, adesso non me le ricordo tutte quante, però facciamo un po' così delle larghe linee, poi casomai vi linko in descrizione informazioni maggiori per chi volesse approfondire, per chi non conosce bene l'argomento. Dicevo, innanzitutto bisogna essere un monastero trappista, e vabbè, e qua e grazie, e l'avevamo capito, perché ovviamente siamo tutto quanto relegato comunque a un ambiente religioso, dove la produzione della birra storicamente veniva fatta appunto dentro questi monasteri per tutta quanta una serie di motivi, che poi ci arriviamo. Che poi tipicamente queste birre siano di stampo belga, quello è un altro discorso. Non è detto che perché è una birra trappista è allora una birra di stampo belga, ma poi questo ci arriviamo. E poi altre cose che devono essere necessarie per avere la denominazione di birra trappista è che il personale che lavora all'interno di questo birrificio deve essere tutte quante persone del monastero, anche se ci sono delle eccezioni, o perlomeno una gran parte del personale deve essere impiegato del monastero, quindi monaci. Perché per esempio mi viene in mente il fatto che quando era 3-4 anni fa mi pare che leggevo un articolo che diceva che comunque la Chimè, un birrificio trappista appunto, che si trova facilmente dentro la grande distribuzione insieme ad altre birre trappiste, a onor del vero, il mastro birraio, anzi la mastro birraia è una donna, o perlomeno fino a 3-4 anni fa era così, che però di fatto risultava come aiuto mastro birraio, appunto per non, tra virgolette, contravvenire a questa regola. Poi vabbè, i birrifici trappisti non sono obbligati a rifermentare, a non micofiltrare, cose del genere. Per esempio Chimè addirittura utilizza il mais tra gli ingredienti, quindi alla faccia dell'artigianale sotto certi punti di vista. Vabbè, ma questo poi è un altro discorso. Poi un'altra cosa, tutti quanti i proventi della vendita di questa birra, delle birre prodotte dall'interno del monastero, devono servire per il sostentamento del birrificio, quello che avanza per il sostentamento del monastero e quello che avanza in carità. Ed effettivamente per un ordine monastico come quello dei trappisti, che fa appunto della povertà e della beneficenza e della carità un caposaldo, è molto interessante come cosa. Poi vediamo un po' quale altra cosa può essere detta. Per esempio, cioè, se ci fate caso, comunque gli scaffali della grande distribuzione sono pieni di birre trappiste. Ce ne sono alcune più o meno blasonate. In Italia per esempio abbiamo Tre Fontane. Io personalmente non l'ho mai bevuta, ma non perché abbia delle remore o chissà che altro, ma più che altro perché a me non piacciono personalmente le birre di ispirazione belga, ma qui, vabbè, questo è un tema già noto. Però appunto, riprendendo un filone, un tema che aveva, una parentesi che avevo aperta all'inizio, non è detto perché sei un birrificio trappista allora devi fare birre di stampo belga. Ci possono essere anche degli esempi di birre lupolate o comunque di stampo americano, di ispirazione anglo-americana all'interno dei birrifici trappisti. Ovviamente questo lo devono decidere, cioè lo decide una linea produttiva. Personalmente mi piacerebbe molto assaggiare, non l'ho mai assaggiato, anche se sono sempre lì per comprarle, anche perché sono rare, rarissime, le best letter, non lo saprò mai dire, mi dispiace questa cosa, perché effettivamente hanno, innanzitutto la cosa buffa è questa, che hanno una produzione veramente ridotta, cioè fanno veramente pochissima produzione, però tutto il mondo le ha bevute e se ne trovano sempre in vendita da qualsiasi parte, anche perché per ottenere quelle birre bisogna seguire una trafila, ragazzi, che una volta mi sono appassionato all'argomento, ho letto tutte quante le modalità per ricevere una birra, un casino, peggio che
peggio che essere schedato, insomma, e così via. Ragazzi, io mi rendo conto che comunque il tema è molto 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 più vasto dei 5 minuti che sto charlando io, e però vi lascio casomai qualche link in descrizione, perché la storia delle birre trappiste effettivamente è molto 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 interessante. Io però per il momento la chiudo qui, perché non ha senso andare oltre, e vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata. Casomai tornate, mettete un mi piace, condividete, bevete una birra alla faccia mia, che io sono contento lo stesso. Ciao ciao, buona giornata!